Chi è? Mi scusi, sono il vostro vicino della stanza 11. Mi dispiace disturbarvi, ma avevo bisogno di una cortesia. Spero che non ti abbia disturbato troppo. Salve, sto nella camera 11. Io e la mia signora avevamo bisogno di un po' di ghiaccio, ma non abbiamo un secchiello per prenderlo. Se non è troppo disturbo, potrebbe prestarci il suo. Glielo riporto subito. Certo. Grazie. Che significa? Lo chiamano pugno. Basta con la chitarra. Come ti chiami? Jacob. Jacob, tirati su, mettiti seduto sul letto. Fai una sola mossa sbagliata e io ti sparo in faccia. Apri la bocca. Di più. Porta da questa parte anche il giapponese, forza. Com'è la storia tra voi due? Siete una coppia di froci? Questo è mio figlio. E com'è successo? Tu non hai la faccia da giapponese. No, e neanche lui. Semmai ha la faccia da cinese. Oh, sì, beh, cazzo, scusami tanto, ho sbagliato. Si tratta di soldi, per caso? Sì, di soldi, ma non dei tuoi. Io e mio fratello siamo nei guai. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fermi. Che volete? Che cosa state facendo? È un concorso di ragazze in bikini e tu hai appena vinto il primo premio. È tutto a posto, tesoro. Andrà tutto bene, sta tranquilla. Dai retta a tuo padre, zuccherino, e non fare stupidaggini. Quanto a voi due, mettetevi immediatamente seduti sul letto. Ho detto seduti. D'accordo. Dove sono le chiavi del tuo maledetto camper? Sul cassettone. Perfetto. Allora, Ricci, prendi le chiavi, metti in moto quel camper e portalo qui davanti. Ricci, puoi farmi un favore? Leccami un po' la passera, amore, ti prego. Certo. Ricci, ehi. Non certo, subito ho detto. Vai. Ehi, Barbie, vai in bagno e mettiti qualcosa addosso. Hai 3 minuti di tempo. Mettici un secondo di più e sparo in faccia a tuo padre. Hai capito quello che ho detto? Sì. Mi credi veramente? Sì. Meglio per te, zuccherino. Vai. Senta. Se volete prendere il mio camper, prendetevelo e andatevene. Non è così semplice, paparino. Faremo una gita tutti insieme. No, scordatelo. Puoi ripetere? Se dovete prendere qualcuno, prendete me. Ma i miei figlioli con voi non verranno da nessuna parte. Mi dispiace, paparino, ho bisogno di tutti. I miei figli non verranno con voi. Chiuso il discorso. Chiuso il discorso un cazzo. Oppure il discorso lo chiudo io. Papà. Vieni a sederti. Siediti. E tu vatti a sedere su quella sedia. Mettiti lì, che aspetti? Muoviti, siediti. Non ho tempo per le cazzate. Ti spiego tutto in modo semplice. Ora tu e i tuoi ragazzi ve ne andate nel camper. Se non lo fai, vi ucciderò tutti e 3, così resterete qui, ok? Qual è la tua risposta? Cosa dici, sì o no? Sì. Ehi, tuo padre è forte, ti ha salvato la vita. Il tempo è scaduto, Cenerentola, si parte! Allora, Giramondo, cominciamo il viaggio.